Ok, siamo in diretta. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto, anzi, un attimo, mannaccia, mettiamo il nostro banner così, ecco. Allora, diamo il benvenuto a Riccardo Papa e Antonio Cardia, rispettivamente regista e sceneggiatore, anzi co-sceneggiatore, perché Riccardo è anche sceneggiatore del film, I Liviatani, Cattive Attitudini. Il film è già in streaming su varie piattaforme dal 27, giusto? Sì, dal Sì, dal 27. 27 luglio. Sul nostro sito c'è la recensione in anteprima senza spoiler. E niente, noi siamo contenti di avervi come ospiti e di poter parlare di questo film che per te, Riccardo, è un'opera prima. Sì, è la nostra opera prima, sia me come regista, sia come sceneggiatore, insomma. Quindi. Vuoi, non so, vogliamo, vi, volete parlare un po' di voi prima? Vi Sì. raccontate chi siete? Allora, beh, io diciamo ho iniziato qualche anno, un po' di anni fa, insomma, tipo 15 anni fa più o meno, ormai, quando stavo ancora a Napoli, facevo insomma set indipendenti, assistente su qualcosa insomma di un po' più grande, e dopodiché ho girato il primo corto e dopo il primo corto sono venuto a Roma dove poi ho preso una borsa di studio per un master in cinema. E fatto altri corti, insomma, che hanno girato un po' per i festival, 48 Hour Film Project, insomma, varie manifestazioni. Poi nel 2010 conosco Antonio, lui, e da lì, insomma, è iniziata questa collaborazione. In realtà il film, successivamente, è stata una delle prime cose che poi abbiamo scritto insieme. Precedentemente avevamo poi, successivamente poi abbiamo scritto un altro corto, La fabbrica dei volti noti, che abbiamo realizzato nel 11. 2011, e che in realtà era una sorta di sperimentazione, nel senso che era un po' propedeutico al film, dove c'è un po' lo stesso humor, lo stesso tipologia, anche un po' di legami, di relazioni tra i personaggi. E quel corto poi andò, diciamo, è andato abbastanza discretamente bene, perché pure è andato all'estero, insomma, è stato a Clermont Ferrand, a Fanta Festival, diverse cose. Dopodiché, insieme ad altri amici, con Antonio, facciamo questa follia di creare una piccola società di produzione, che teniamo più o meno fino al 2018, grosso modo. E in questi anni, tra il 2012 poi e il 2018, abbiamo realizzato diversi video musicali per i Mardi Gras, oppure degli spot pubblicitari, tra cui Poste Mobile, insomma, Arena, vari clienti, e abbiamo realizzato due documentari. Il primo a sfondo sociale, Supermans, completamente autoprodotto da noi, che è arrivato in finale al RIF nel 2014, se non ricordo male. E il secondo documentario, invece, con il contributo della Lucana Film Commission e loro di Matera, che è appunto un documentario che affronta, diciamo, la città dal territorio materano, insomma, da un punto di vista più folcloristico e culturale, e che pure è stato, insomma, la Biennale di Salerno, la Biennale di Arte Contemporanea di Salerno, e fino a quando poi, insomma, ecco, decidiamo di provare a fare il salto con il film. E un giorno mi chiama un amico, insomma, dicendo che aveva letto la sceneggiatura, gli era piaciuta e la voleva proporre appunto alla Play Entertainment, che a sua volta l'aveva letta e l'aveva apprezzata molto. Da lì poi è iniziato il percorso di, diciamo, di sviluppo finanziario, insomma, e artistico del progetto. Per cui poi nell'anno scorso abbiamo vinto il bando di Lazio Cinema International. E dopodiché siamo andati in produzione, abbiamo realizzato il film, abbiamo affrontato il Covid e siamo arrivati, insomma, qui oggi su Sky Prima Fila. Quindi c'era una data di uscita, era prevista, avevate già previsto una Sì, data di in uscita. realtà, chiaramente, come tanti altri film, noi dovevamo uscire a giugno nelle sale, c'era, Ah, insomma, questa possibilità. Poi chiaramente, insomma, con quello che è successo tra lockdown, restrizioni e cose, sia la produzione che la distribuzione, ma anche noi fondamentalmente eravamo d'accordo a uscire direttamente in piattaforma online. Mm.
quindi... Sì, diciamo che le piattaforme ultimamente hanno aiutato molto il cinema, soprattutto quello italiano. C'è stato molti diversi uffici stampa, diverse distribuzioni hanno appunto segnalato che c'è stato un buon riscontro di visioni dei film in streaming, quindi alla fine magari a qualcosa è servito anche il Covid. Certo, la sala rimane sempre la sala, cioè l'emozione di vedere il film in sala è tutt'altro, però in mancanza d'altro, diciamo che queste uscite hanno aiutato anche noi a... Beh, come tu dici, si fa di necessità virtù, no? In qualche modo. Quindi, no, io penso che più o meno in realtà poi il Covid non abbia fatto altro che accelerare un'evoluzione fisiologica che era quasi del tutto naturale. E io credo che comunque, poi con Antonio ne parliamo spesso di queste cose, insomma, chiaramente, però credo che in realtà poi piattaforme e sale cinematografiche possono esistere tranquillamente. Non a Infatti. caso Netflix sta acquistando tantissimi teatri, tantissime sale in tutto il mondo, appunto, per poter fare, insomma, no? Sarà quello che succederà da qui a poco, comunque. Credo che già l'esempio anche del film di Scorsese è rivelatorio da questo punto di vista. Ma Cioè, infatti, un appunto. regista come Scorsese, ok, esce in sala, però in cose limitate per poi andare direttamente su Netflix. Cioè, se lo fa Scorsese possiamo farlo anche noi, credo, no? Quindi il prossimo film su Netflix. Speriamo. No, non per quello, nel senso, se Scorsese è andato direttamente in piattaforma, cioè, vuol dire che comunque c'è una direzione che si sta un po' prendendo, sempre mantenendo la sala, perché la sala, secondo me, in ogni caso non morirà mai, perché ha una funzione rituale che non può essere soppiantata da un'altra cosa, soprattutto per l'appassionato di cinema duro e puro, che fortunatamente ancora ci sono. Sì, infatti. Sentite, quindi questa collaborazione in realtà, nonostante appunto sia la tua opera prima, mi pare di capire che dura da tanto. Quindi, diciamo, la genesi dei Leviatani è maturata nel tempo. Com'è nato? Come siete arrivati a questa sceneggiatura? E soprattutto il titolo, perché i Leviatani? Chi se lo ricordo? No, vabbè, scherzo. Io ricordo un evento, stavamo parlando con Riccardo, penso una delle prime volte, peraltro, appena conosciuti, o comunque era da poco che ci eravamo messi in testa di far coppia pista su questo tipo di cose. Riccardo disse qualcosa relativamente a perché non facciamo qualcosa in cui un ragazzo si trova dei vicini di casa strani. Poi da là, ragionando, parlando, è uscito fuori tutt'altro, però diciamo che il germe era stata questa idea di Riccardo, questa facciamo una cosa dove c'è un ragazzo e dei vicini di casa strani. Ah, già, perché c'erano quei vicini Sì, strani di casa esatto, perché strani avevi là. vicini. Sì, perché avevo dei vicini un po' particolari. Sì, no, infatti è nata da questa cosa. Poi con Antonio, insomma, abbiamo sviluppato tutta l'idea poi originale del film, cioè che quella appunto che Orlando, quella di Orlando che va a conoscere la famiglia della propria fidanzata e scopre, insomma, che hanno più di uno scheletro nell'armadio, fondamentalmente. E nasce anche da, diciamo, una condivisione di pensiero su quello che è il divario sociale che c'è oggi, diciamo, in Italia in particolare, ma come abbiamo ben visto, e il Covid lo ha anche messo, insomma, ancora più in luce un po' in tutto il mondo, fondamentalmente. Quindi, e l'unico modo che in realtà poi trovavamo, non dico vincente, che però riuscisse a mettere in luce dei vizi, insomma, delle stranezze, era la black comedy, come dire, che è un genere che in Italia comunque si fa pochissimo, veramente poco, forse anche per molto, molto raramente. E quindi, cioè, diciamo, confermate che alla fine, per quanto siano tra virgolette dei mostri,
lo spunto l'avete preso dalla realtà, nel senso che determinate caratterizzazioni appunto si ritrovano anche in persone tra virgolette normali. Ah sì, certo, no, è chiaro, perché comunque vabbè, noi non facciamo altro che un po' trasfigurare la realtà, no? Quindi sia dal punto di, da un punto di vista più meramente fisico d'azione, insomma, sia dal punto di vista del carattere del personaggio, alla fine non facciamo altro che un po' rendere metafora quello che poi si vede o quello che scriviamo, insomma, sullo schermo. E molte di queste cose, alcune di queste cose fanno anche parte delle reciproche esperienze di vita mie e di Antonio. Quindi non chiaramente, insomma, non parlo di no, anche voi avete avuto problemi con le famiglie delle fidanzate, mogli? No, sempre. Penso che sia una cosa abbastanza comune a tutti quanti, soprattutto in giovane età, no? Sì, soprattutto in giovane età. In giovane età, sì. Diciamo che è un incubo un po' per tutti, quindi... sì, è un bello ostacolo da superare. Mm-hmm. Esatto. Senti, prima dicevi che appunto la black comedy ultimamente è poco in Italia, è appunto poco affrontata, però per esempio, ecco ora ti dico una domanda che mi ha posto Francesca, la nostra collaboratrice, mi ha fatto dei riferimenti a per esempio Arsenico, Vecchi Merletti, che sono black comedy degli anni 40. Voi avete preso ispirazione da qualche film? Vi siete, diciamo, ispirati a... Guarda, Arsenico e Vecchi Merletti è stato il nostro la nostra prima reference quando ci siamo confrontati sul tipo di film da fare. E di fatto noi non abbiamo fatto altro, un po', come dire, molto con le pinze, cioè prendere un po', indovina chi viene a cena stasera, e immaginarlo, insomma, in una chiave un po' più alla Hitchcock, insomma, un po' più psycho, un po' più thriller, fondamentalmente. Quindi, che poi prende completamente un'altra deriva, perché poi in realtà il fatto che a noi quello che interessava molto era affrontare le relazioni familiari e attraverso le relazioni familiari mettere in luce quello che poi sono i vizi e le virtù dell'essere umano, in sostanza, no? E sia nel bene che nel male. Quindi, giustamente non possiamo dire nulla del film, quindi non possiamo fare degli esempi, però è un po', come dire, superare una barriera, un salto, un livello. Quindi magari una volta si tendeva più a fare una differenza tra chi aveva e chi non aveva, oggi si fanno differenze ancora più nette. Quindi, e questo non fa altro che aumentare il livello sociale. Tornando insomma alle reference, sì, noi ci siamo ispirati sicuramente alla serie di Vecchi Merletti, ci abbiamo in comune una passione per Terry Gilliam, per Alex Della Iglesia, John Landis, piuttosto che magari, ecco, Psycho, oppure Indovina chi viene a cena, che... comunque sono due riferimenti che sono stati molto importanti per noi per mettere, insomma, per strutturare il film da questo punto di vista. C'è una commedia italiana nel film, cioè il fatto che abbiamo scelto un'ambientazione familiare è anche per una tradizione di commedia all'italiana che comunque ci appartiene. Dal quale è anche difficile prescindere, anche perché la commedia all'italiana di una volta, quella degli anni 60 e 70, era molto cattiva, era molto tagliente, e non dico tagliente per usare un termine così a caso, quindi anche lì secondo me c'era da guardare con rispetto, ammirazione e con cercando anche di prendere quell'esperienza, quella tradizione. E invece, visto che si parla di famiglia, con la famiglia Adams non avete, alla famiglia Adams non avete preso, dalla famiglia Adams non avete preso qualche spunto. Perché, per esempio, la piccola Daphne, la più piccola, Giulia Cragnotti, sembra davvero Mercoledì, cioè proprio il suo atteggiamento da un po' di Mercoledì. Sì, no, assolutamente, no, c'è anche, insomma, ovviamente la famiglia Adams,
che fa parte comunque, giustamente Antonio sottolineava il fatto che essendo in Italia, cioè il nostro più grande, diciamo, il nostro più grande ostacolo è stato quello di scrivere un film che fosse fortemente localizzato e contestualizzato in Italia, ma che potesse, ma che comunque aveva chiaramente un respiro un attimo più, diciamo, un linguaggio un po' più internazionale da questo punto di vista, perché comunque non è un film, cioè non è un genere, ecco, che si fa spesso in Italia, come dicevamo, è un genere molto più anglosassone, se vogliamo molto più americano. Poi giustamente in Italia, come diceva Antonio, negli anni 60-70 ci sono tantissime commedie che sono molto più cattive del nostro film. Per questo. Infatti, guardate, vi mostro un commento del, tra l'altro, il nostro Gianluca è uno dei collaboratori più freschi. Lui cura una rubrica horror, quindi diciamo ci sta anche. E giustamente ci ricordava che appunto le commedie di Monicelli sono abbastanza, diciamo, pungenti, taglienti, quindi la nostra black comedy comunque l'abbiamo sempre avuto lì, fondamentalmente. Magari meno esplicita nella messa in scena, ma il carattere che ci sta dietro è quello. Anche meno macabra. C'è anche meno macabra. Però ti ricordo che comunque uno dei punti massimi della commedia italiana si chiama I Mostri. Sì, no, c'è. Eh sì, no, ovviamente io dico a chi ci segue che se vuole qualche commento, appunto l'abbiamo visto, più che altro sono saluti, però chi vuole può anche fare delle domande, curiosità, ovviamente non penso che tutti quelli che ci seguono abbiano già visto il film, però intanto se c'è qualche curiosità la potete dire. Tra l'altro noi non abbiamo ancora detto chi c'è nel cast. Magari li elenco io. C'è lo sfortunato Orlando, che appunto è il fidanzato che entra nella famiglia dei Liviatani, che è interpretato da Gabriele Lo Giudice. La fidanzata Diana è Federica Sabatini. Poi c'è il papà Ermanno, che è Fortunato Cervino, che questo è un mio commento personale, è grandissimo in questo, nel film, tra l'altro anche come è stato truccato, nel senso quest'area un po' da, appunto, forse anche lui dal signor Adams, forse sembra anche un po' draculesco, no? Un po', sì, sì. E poi c'è Antonia Liscova, che è Amalia, sua moglie, freddissima. E poi abbiamo Ludovico, che è Edoardo Vardarnini, che è il fratello che un po', diciamo, pseudofascista, non si capisce se è fascista o meno, lasciamo un po' così. È uno a cui piacciono queste cose, ma non lo è, insomma. Dai cimeli. Sì, diciamo che raccoglie cimeli. E poi c'è l'amico Giovanni Ansaldo, l'amico di Orlando, che va con Orlando per appunto supportarlo e aiutarlo nell'incontro con la famiglia. E c'è Giulia Cragnotti, che ci dicevamo prima, la piccola Daphne, anche lei straordinaria, devo dire, veramente molto brava. E Babak Karimi, che è il barbone che aiuta Biagio in una ricerca, e non diciamo altro. non so, volete parlarci un po' del casting? Per esempio, la mia domanda personale è: Giulia Cragnotti, come l'avete trovata? Come l'avete provinata? Beh, Giulia, in realtà noi e Giulia abbiamo fatto due provini a distanza di 7-8 mesi, credo, insomma, più o meno. E la preoccupazione, siccome era piaciuta molto sia a me che insomma all'aiuto, pure al direttore casting, avevamo deciso di richiedere, però non eravamo ancora, cioè stavamo ancora alla ricerca. Poi dopo insomma è successo che abbiamo trovato la produzione, perché noi inizialmente insomma abbiamo un po' iniziato noi, da bravi indipendenti quali siamo, e è venuta e ha fatto un provino perfetto, semplicemente perfetto, quindi tra l'altro ricordo che era durato pochissimo, se non ricordo male, perché fu talmente, e c'entrò talmente in pieno il personaggio fin da subito, che veramente non c'era stato bisogno di fare altre prove, anche perché i nostri provini erano lunghissimi a volte,
quindi c'eravamo più di 2-3 scene da provare, sia due magari più di dialogo, una magari un po' più di azione. E lei fece subito, dopodiché insomma siamo riusciti a diciamo portarla a bordo. Poi vabbè, c'è anche da dire che comunque Giulia c'ha anche, nonostante la giovanissima età, ha già un po' di esperienza. Quindi dicevi che aveva 12 anni quando ha fatto il, sì, fatto il primo provino, aveva il provino, aveva 12 anni quando abbiamo girato, credo ne avesse 13. E, però era talmente matura che si, cioè, sembrava veramente di avere a che fare con una persona molto più grande, a volte, per come sapeva stare sul set. E io col cast tutto, insomma, in generale mi sono trovato benissimo a lavorare, perché c'è stata molta armonia, molta passione per i personaggi che ognuno di loro interpretava, molto impegno. Veramente sono stati anche stoici, perché a volte abbiamo girato anche in condizioni avverse climaticamente. Ricordo tipo una delle scene, eravamo in riva al lago di Bolsena e faceva freddissimo, nonostante noi comunque dovessimo inscenare insomma una fine estate, no? Quindi c'avevamo personaggi con abiti leggeri, e a un certo punto sto per dare l'azione quando mi chiamano lo stop a 5 km di distanza, perché stava passando a mezzanotte di metà ottobre una scolaresca di bambini delle elementari che erano lì accompagnati dai maestri a guardare le stelle. E quindi noi abbiamo dovuto fermare il set, e nonostante questo io non ho avuto nessun tipo di lamentela, anzi, cioè, più affrontavamo magari difficoltà di questo tipo, più gli attori, ma anche la troupe, si impegnavano, e questo è stato molto bello comunque come esperienza. Infatti vi mostro una domanda sempre di Gianluca sul processo produttivo. Un po' ne hai parlato, appunto, per esempio, diciamo, questo imprevisto, ma in generale avete avuto qualche difficoltà, appunto, dalla stesura della sceneggiatura fino poi al film vero e proprio? Diciamo che le difficoltà ci sono state finché non abbiamo incontrato la Play Entertainment, di fatto, insomma, cioè, nel senso che comunque a cui bisogna dare il merito di aver avuto il coraggio di investire in un'opera prima, e in un'opera prima che è una black comedy, perché diciamo questo film aveva diversi livelli di difficoltà, no? Era tipo, il primo era che era un'opera prima, il secondo che era una black comedy, che è un genere che in Italia non si fa, e generalmente poi quando ti fanno fare un'opera prima ti fanno, se ci fai caso, sempre film molto più accondiscendenti, no? Verso il pubblico, molto più semplice. Il nostro era un film veramente difficile da questo punto di vista, è una scommessa, per cui abbiamo ricevuto molti no precedentemente, insomma, da altre produzioni, anche non risposte, si può dire, insomma, sì. Esatto, cioè mandi un progetto, non rispondono, insomma, quindi questo è. E poi con la Play, in realtà, poi abbiamo partecipato al bando, hanno messo insieme il budget, insomma, e poi siamo riusciti a mettere su il progetto veramente in brevissimo tempo. Noi a quest'ora, l'anno scorso, di questi tempi, eravamo in preproduzione, correvamo a destra e a sinistra per il Lazio a fare sopralluoghi, quindi a cercare di individuare il luogo perfetto dove ambientare la storia. Ecco, a proposito del luogo perfetto, la villa dei Liviatani, dov'è? La villa dei Liviatani è a Bolsena. In realtà, no, vabbè, questo non lo dico, però no. C'è una cosa che non posso dirlo, perché sarebbe un po' come svelare un trucco, però in realtà è a Bolsena. Quindi non possiamo andarla a cercare, va bene. No, vabbè, se entrate a Bolsena e chiedi a qualcuno dove hanno girato i Liviatani, te lo sanno dire. Quindi facciamo un po' di turismo cinematografico, esatto. Vabbè, sì, infatti, che, cioè, ultimamente va molto, per questo dicevo, sì. Dov'è magari chi è in zona? No, ma noi a Bolsena siamo stati benissimo, cioè è un posto fantastico sia a livello naturalistico che a livello urbano, come dire, le persone sono eccezionali, cioè noi eravamo accolto veramente a braccia aperte, una troupe cinematografica che si sa che sono tanti, quello che fanno e come lo fanno, che fanno bordello soprattutto, non è gente che, ma sono stati eccezionali, ci hanno accolto benissimo, e
considera che molti di loro ancora ci scrivono oggi. Quindi ci scriviamo, insomma, ci mandiamo saluti, messaggi, insomma, poi mo, vabbè, sta uscendo il film, quindi insomma. Va bene, il prossimo film allora venite al sud, visto che io sono di Bari e quindi... Ah, io sono napoletano, lui è calabrese, quindi... Va bene, vi siete ritrovati sul lago di Bolsena però, sì. Casualità o... Un po' e un po', nel senso che in realtà inizialmente, questo si può dire però, cioè il film era ambientato in un paese di mare, e solo che non riuscivamo a trovare proprio, come dire, non riuscivamo a trovare la villa fondamentalmente perfetta per il, cioè quella che volevo, insomma, per il film, quando poi per una serie di coincidenze fortuite, insomma, siamo riusciti, ci hanno parlato, insomma, di questo posto, siamo andati lì e nonostante non ci fosse il mare ma ci fosse un lago, in realtà ci ha colpito subito un po' tutto il posto. Poi io sono cresciuto in una zona dove ci sono tre laghi, quindi per me era molto familiare riuscire a girare, insomma, in quei posti, in posti del genere, quindi, e per me il lago ha sempre rappresentato un fascino molto particolare fin da quando ero piccolo, più del mare praticamente, forse. E da lì poi, insomma, abbiamo strutturato la cosa, la produzione ha strutturato un piano organizzativo, produttivo, logistico sul posto e siamo andati a girare lì, insomma. E siamo molto contenti della scelta fatta. Sì, sì, no, infatti, ho detto, le ambientazioni sono molto belle, sono molto particolari. Senti, torniamo un attimo al cast, visto, a me dispiace, io avrei... mi sarebbe piaciuto poter parlare, chiacchierare anche con qualcuno di loro, però mi stavi dicendo prima che chi è impegnato su un set, chi è in vacanza, quindi purtroppo non ci sono state le condizioni per poter parlare anche con loro. Ma appunto degli altri attori, Fortunato Cervino, Antonia Liscova, Federica Sabatini, come sei arrivato a loro? Avevi già, diciamo, li conoscevi già? Avevi un'idea o te li hanno proposti? Allora, con Fortunato e Antonia siamo andati diretti a proporre tramite agenzia, chiaramente il casting director e la produzione, il progetto a loro. E Federica ha partecipato a un provino, perché noi comunque abbiamo fatto i provini per tutti i ruoli, tranne per i ruoli dei genitori e il ruolo del barbone. E poi per i ragazzi abbiamo fatto tutti i provini, insomma, perché comunque non per, diciamo, mancanza di, come dire, di fiducia, ma semplicemente perché sono stati dei ruoli talmente particolari che in Italia comunque sono anche personaggi che sono cioè non è che si fanno così spesso personaggi di questo tipo, che hanno anche magari un imprinting un po' più fumettoso, magari, insomma, come dire, no? Un po' più di genere, ecco. Appartenenti, ecco, più al cinema di genere, e quindi avevamo la necessità, insomma, avevo la necessità di fare dei provini, e il provino di Federica è stato fantastico, e Fortunato e Antonio hanno accolto con entusiasmo il progetto, e Babac pure, insomma, subito, e poi tutti gli altri pure a ruota, anche Giovanni, insomma, Edoardo, sono stati veramente eccezionali nelle prove che hanno fatto e credo, insomma, che abbiano dimostrato anche poi all'interno del film il loro valore, no? Sì, per Giovanni Alzando è di una comicità veramente straordinaria, cioè riesce appunto all'interno della black comedy a dare quel tocco appunto di comicità che in altri momenti manca per necessità di storia, diciamo. Quindi anche lui è il personaggio giusto al momento giusto. Che altro? Io vi faccio un'altra domanda che mi hanno chiesto. Avete avuto per esempio delle scene che avevate previsto in sceneggiatura e poi in fase di montaggio o anche durante le riprese avete dovuto tagliare, modificare e magari vi siete anche pentiti?
non so. No, pentiti no. Anzi, in realtà durante il set noi avevamo scritto una scena anche abbastanza importante, diciamo a metà del film, e che per ragioni varie non siamo riusciti a girare quel giorno. Come era scritta in sceneggiatura. Ed era anche finita la disponibilità, cioè avevamo anche finito, insomma, eravamo alla fine dei giorni in cui dovevamo girare in quella determinata location. Quindi praticamente nei giorni seguenti con Antonio abbiamo, insomma, riscritto completamente quella scena, dandogli completamente un'altra ambientazione. E quando l'abbiamo, sia già quando l'avevamo girata, ci eravamo convinti che è stato un bene. Molto meglio così. Poi montata nel film è diventata una cosa di cui ci siamo guardati e abbiamo detto: ma perché non ci abbiamo pensato prima a farla in questo modo? Perché poi era molto, cioè non è una, cioè una scena molto importante, ma non è una scena complessa o articolata, è molto semplice in realtà. Il film è fatto, insomma, di queste piccole cose, di questi piccoli gesti, questi piccoli dialoghi, insomma, molto semplici, no? Da un certo punto di vista, in alcuni momenti, e secondo me sono quelli che poi arricchiscono a maggior ragione ancora di più il film. E poi durante in fase di montaggio, sì, abbiamo chiaramente dovuto tagliare, come succede il 98% delle volte, abbiamo tagliato diverse scene, almeno 4-5 scene, perché comunque dovevamo rispettare un minutaggio, e più che altro per quello, e quindi portare il film alla durata attuale. Però abbiamo cercato, appunto, grazie a Giulio Tiberti, al montatore, di dare, insomma, di renderlo comunque organico nonostante queste scene tagliate. Anzi, diciamo che abbiamo anche detto a Giulio come se decidi un po' tu e poi sottoponicelo, perché sarebbe stato difficile per me e per Riccardo andare di accetta su determinate cose. Per me sicuramente, molto di più che per Riccardo, perché Riccardo era anche girato, quindi aveva un occhio differente. E Giulio è stato molto bravo, da quel punto di vista, il montatore, a dare un'unità, un ritmo, nonostante i tagli che sono fisiologici, poi comunque quando si fa un film, si sa, è una cosa che succede. Sentite, allora, non so, io domande non ne vedo, anzi, cioè, ecco, è comparsa la nostra Paola. Paola è la... chi ha scritto la recensione, e quindi diciamo che le asce non ci sono, non lo so, ci sono, non ci sono, non lo diciamo, però giustamente diciamo che Liviatani ti fa venire voglia un po' di trattare determinate persone come fanno loro. Io credo che l'abbia scritto Fortunato in un post, se avessero ragione loro. Tipo, aveva proprio scritto un commento che adesso non ricordo precisamente qual è, però poi alla fine aveva aggiunto: se avessero ragione loro. Diciamo che era la missione del film, nel senso, quello che volevo, che voleva anche Antonio, insomma, era che il pubblico arrivasse a fine film e si domandasse se lui fosse un Liviatani o no, e se i Liviatani fanno bene a fare quello che fanno oppure no, o se ci sono altri metodi. Perché comunque, al di là poi dell'emozione, delle risate, insomma, anche un minimo di riflessione ce la dobbiamo concedere con questo cinema. Quindi è un bel punto di domanda, sarebbe un bel dibattito poi vedere poi a fine proiezione magari gente che... Per chi tifa, no? Beh dai, perché magari no? Proiezioni potreste farlo, questa è un'altra delle cose belle del cinema. Spesso, se c'è appunto il regista o parte del cast in sala, è davvero bello discuterne dopo. Quindi, ecco, un altro aspetto che purtroppo non può essere ripetuto, replicato vedendo il film a casa. Quindi, no, certo. Sentite, visto la vostra lunga collaborazione, avete già pensato a un secondo film? Stiamo scrivendo diverse cose, sì, anche perché il lockdown, insomma, ci ha un po' imposto di cominciare a fare qualcosa, fondamentalmente, per non annoiarsi. Però sì, abbiamo diversi progetti di cui adesso ovviamente non possiamo parlare, un po' perché stanno... Ovviamente. Un po' perché
insomma anche Scaramantica come cosa, quindi stiamo scrivendo un film insieme, Antonio sta anche scrivendo altre sceneggiature da solo, con, sempre con la Play, pure io sto scrivendo pure un progetto da solo, insomma abbiamo un po' di cose che bollono in pentola, quindi aspettiamo settembre e vediamo insomma un po' che succederà. Ma questa Scaramantica della di Lievitani, quindi insomma che noi... non ho capito, no, non si è sentito del primo film, dico, i prossimi progetti, quindi sì, no, diciamo una curiosità mia è come mai c'è questa scaramanzia sul progetto futuro, e siccome mi è capitato spesso di intervistare registi, tutti quanti rispondono nello stesso modo, ma neanche accennando l'idea del film. Guarda, è proprio io, perché sono un acquario e sono napoletano, quindi Antonio non lo so, insomma, ci avrà la sua motivazione. Mi piacciono talmente tante cose che attualmente si sta lavorando su diversi, su diverse sponde, quindi okay. Non sorcerai niente di più di questo. Ok, va bene. Tanto ci rivedremo alla vostra opera seconda, alla tua opera seconda, e quindi poi finalmente potrò sapere di cosa parla. Io chiuderei con la domanda di Paola, perché ho detto Paola merita, vista anche la recensione che ha scritto, ed è davvero molto semplice. Ma voi sapete come si toglie una macchia di sangue da una maglietta? No, non ce lo sangue, forse col vino bianco, forse è il vino rosso, io col vino bianco. L'economia domestica non sono fortissime, Vabbè, magari se la tinge di rosso fa prima. Ecco, va bene, ecco, vedi. Buona, ottima idea, ottima risposta. È una cosa che non si può nascondere, mettila in bella evidenza, quindi nessuno se ne accorgerà comunque. Va bene, ora a parte questa, diciamo, questa battuta finale, io vi ringrazio davvero della chiacchierata. Grazie. Ricordiamo, ricordi dov'è i Lievitani? Io ricordo, allora, è su Sky Prima Fila fino al 19 agosto, se non sbaglio. Poi è su Chili Infinity, Rakuten, Apple TV e Google Play e Film Club. Quindi diciamo le possibilità di vederlo sono tante. Noi vi consigliamo di vederlo, e nel caso chi vuole alla fine può anche commentare o la nostra recensione o anche questo video, che tanto rimarrà online su Facebook. Posso mandare delle lettere per posto ad Antonio, se vuole. Quindi. Anche sì. Magari con una bella macchia di sangue. Va bene, grazie mille allora. In bocca al lupo per il film e anche per i vostri progetti futuri. Grazie. Ciao. Ciao.